Buongiorno a tutti e benvenuti al corso di italiano per stranieri livello A1. Io sono Federico Gelsomini e questa è la lezione numero 30, l'ultima lezione, il riepilogo delle lezioni 21-29. Ok? Lezione 30 è il riepilogo delle lezioni dal 21 al 29. Quindi, che cosa abbiamo imparato in tutte queste lezioni? Tante parole, un po' di grammatica e alcune funzioni comunicative. Bene, oggi in particolare rivediamo nella sezione 1 le parole che abbiamo imparato nella terza parte. Nella sezione 2 vediamo le strutture grammaticali. Nella sezione 3 rivediamo le funzioni comunicative che abbiamo già visto nelle lezioni da 21 a 29. Bene, cominciamo con la sezione numero 1 e in particolare cominciamo con le parole. Le parole. Primo ambito che prendiamo è l'abbigliamento. L'abbigliamento. E abbiamo visto molte parole dell'abbigliamento. In particolare andiamo a vedere. In generale l'abbigliamento, i tipi di abbigliamento, rivediamoli velocemente, sono un vestito, un abito, una camicia, pantaloni, maglione, maglietta, calze, scarpe. Rivediamo vestito, abito, camicia, pantaloni, maglione, maglietta, calze, scarpe. E inoltre abbiamo visto altre cose dell'abbigliamento, cioè una cravatta, una cintura, un cappello, gilet, è questo, una gonna, gli stivali, un cappotto e una giacca, cravatta, cintura, cappello, gilet, gonna, stivali, cappotto, giacca. Abbiamo visto poi delle parole per descrivere un capo di abbigliamento che può essere lungo, può essere corto, può essere largo, può essere stretto, può essere grande, può essere piccolo, può essere chiaro, può essere scuro, lungo corto, largo stretto, grande piccolo, chiaro scuro. Poi abbiamo visto altre parole per descrivere un capo di abbigliamento, ad esempio senza maniche, a maniche lunghe, serio, casual, formale, informale, elegante, sportivo, senza maniche e maniche lunghe, serio, casual, formale, informale, elegante, sportivo. Quando parliamo di abbigliamento, poi dobbiamo dare un colore e abbiamo visto quindi i colori. I colori sono il rosso, il bianco, il marrone, il blu, il verde, l'arancione. Vediamo voi se riuscite a ricordare. Il prossimo è rosa, poi giallo, poi viola, poi nero, poi grigio, poi azzurro. Rosso, bianco, marrone, blu, verde, arancione. Rosa, giallo, viola, nero, grigio, azzurro. Attenzione. Blu, rosa e viola non cambiano mai la loro forma, ok? Blu, gli occhiali blu, la camicia blu, la cravatta blu, le scarpe blu, rosa, viola, non cambiano mai, plurale, singolare, maschile, femminile, mai. E poi, inoltre, nell'abbigliamento abbiamo visto alcuni tipi che può essere a righe, o a quadri, a poids, a fantasia, a righe, a quadri, a poids. Fantasia. Quando abbiamo parlato di abbigliamento, abbiamo inoltre parlato di acquisti, di accessori. Per esempio, gli acquisti può essere una maglietta, una borsa, uno zaino, un orologio, un anello, una collana, cellulare, degli occhiali per fare acquisti. Maglietta, borsa, zaino, orologio, anello, collana, cellulare, occhiali. E quando facciamo acquisti poi dobbiamo pagare, quindi per pagare abbiamo visto che possiamo pagare in contanti o con il bancomat, con la carta di credito,
Quando paghiamo noi abbiamo uno scontrino, se paghiamo molto abbiamo un resto. E se chiediamo, se ci sono i saldi, c'è anche uno sconto, ok? Abbiamo chiuso con l'abbigliamento in generale e gli acquisti. Abbiamo poi parlato della casa, la casa. Quando parliamo di casa, parliamo di camere. E le camere possono essere una camera singola, o una camera doppia, una camera tripla, una camera quadrupla, eccetera, eccetera. Singola, doppia, tripla, quadrupla. Quando prendiamo una camera in affitto, spesso abbiamo delle spese. E le spese possono essere per il riscaldamento, per l'acqua calda, per l'ascensore o per la pulizia delle scale. Le spese, riscaldamento, acqua calda, ascensore, pulizia delle scale. Ovviamente non tutte le camere sono nello stesso tipo di alloggio, ci sono vari tipi di alloggio. Abbiamo ad esempio un attico, un appartamento che è più normale di tutti in generale, un loft o una casa singola che è molto carina, indipendente, o addirittura una villa, oppure un monolocale, attico, appartamento, loft, casa singola, villa, monolocale. Vediamo in particolare adesso le parti di un alloggio. Dentro l'alloggio che cosa c'è? Dentro l'alloggio c'è il soggiorno, cioè un soggiorno, o una camera da letto, un bagno, la cucina, il salotto, un ripostiglio per mettere le cose, un balcone, e volendo una cantina, sì? Soggiorno, camera da letto, bagno, cucina, salotto, ripostiglio, balcone e cantina. Più in dettaglio ancora andiamo a vedere quali possono essere, qual è l'arredamento di una casa. In particolare vediamo l'arredamento del soggiorno. In un soggiorno c'è il divano, oppure c'è la poltrona. Può esserci un quadro, il quadro e la televisione di solito, e di solito c'è sempre una finestra nel soggiorno. Poi abbiamo visto l'arredamento della camera da letto. Nella camera da letto c'è il letto, c'è l'armadio e c'è la sedia di solito, c'è una scrivania, può esserci un pavimento sempre e il lampadario. Nel bagno invece c'è questo tipo di arredamento che solo al bagno di solito troviamo: il lavabo per lavarsi il viso, i denti, eccetera, e il water, in italiano si dice water, la vasca da bagno e la doccia. Poi abbiamo la cucina, e l'arredamento della cucina c'è il lavabo o il lavandino, che è per lavare i piatti, lo vediamo in particolare, è questo. Questo qui, poi abbiamo i fornelli, scusate, i fornelli che sono invece da questa parte qui, questi sono i fornelli per cucinare, servono i fornelli. Poi c'è il forno è questo, che serve so per cucinare l'arrosto, per cucinare i dolci. E poi c'è il frigorifero, che è questo, che serve per mantenere il nostro cibo al fresco, per conservare il nostro cibo. E poi qui in mezzo c'è il tavolo con le sedie, il tavolo con le sedie. Vediamo poi alcuni oggetti che possono trovarsi nella cucina, che sono i piatti, il tovagliolo, i bicchieri, le pentole. Più ci sono tutte queste cose che erano già qui: la forchetta, il coltello, il cucchiaio, il cucchiaino, che si chiamano posate. La forchetta, il coltello, il cucchiaio, il cucchiaino sono le posate. Va bene? Altri ancora oggetti della casa o mobili sono la porta, il comodino, il tavolo, la tenda, il bidet, che si chiama in Italia, il tappeto, la lampada e la libreria. Porta, comodino, tavolo, tenda, bidet, tappeto, lampada, libreria. In casa o anche fuori casa possiamo avere delle espressioni per
usare per dire dove si trova qualcosa. Okay? Quindi per localizzare un oggetto possiamo usare queste parole, queste espressioni: a sinistra di, a destra di, dietro, davanti, accanto, vicino, lontano, da, dentro o fuori. Ops. Quindi ancora, a sinistra di, a destra di, dietro, davanti a, accanto a, vicino a, lontano da, dentro, fuori. Ok? Poi in casa noi facciamo alcune cose, alcune azioni, che sono in particolare fare la lavatrice. Possiamo lavare i piatti, possiamo stirare, possiamo sparecchiare, togliere i piatti, possiamo apparecchiare, cioè mettere i piatti. Possiamo buttare la spazzatura, lavatrice, ok, lavare i piatti, stirare. La differenza fra sparecchiare e apparecchiare: sparecchiare si prendono i piatti, togliere i piatti. Apparecchiare è preparare la tavola, mettere i piatti, buttare la spazzatura. Altre azioni che facciamo in casa sono queste, cioè spolverare, fare il letto, spazzare, mettere in ordine la camera e poi passare l'aspirapolvere a chi piace. Abbiamo poi visto alcune parole che riguardano i film. In particolare abbiamo visto dei generi di film: il film comico, il film drammatico, la commedia romantica e il film giallo, e poi il documentario, il film poliziesco, il film noir, il film d'autore e per ultimo film di fantascienza, film in costume, film horror e film di animazione. Bene, abbiamo terminato con la sezione 1 delle parole e ci vediamo alla prossima sezione che parlerà della grammatica. Grazie a tutti e arrivederci alla sezione 2. Ciao!